Se da una parte il Ferragosto è stato guastato dal maltempo, dall'altra ha contribuito a far registrare un boom di turisti a Bolzano. Le giornate di pioggia infatti hanno spinto molte persone in villeggiatura nelle diverse località di montagna dell'Alto Adige a scegliere di trascorrere uno o più giorni proprio nella città capoluogo altoatesina, come ci ha confermato al microfono la direttrice dell'azienda di soggiorno di Bolzano, Roberta Agosti, evidenziando comunque un buon afflusso anche nei mesi scorsi. Sta andando bene, siamo soddisfatti, abbiamo una buona presenza alberghiera, almeno per quanto riguarda i dati di luglio. Giugno e luglio sono andati abbastanza bene, abbiamo un piccolo aumento anche nel settore alberghiero, nonché in quello extra alberghiero. La città, lo vediamo, è più piena nei giorni naturalmente di pioggia, perché abbiamo molti visitatori che vengono da fuori, che non potendo andare in montagna decidono di scendere in città, ma abbiamo avuto un buon afflusso anche nelle giornate calde. Diciamo che Bolzano è una città che presenta delle grosse attrazioni, prima fra tutte il museo archeologico, seguono però anche i castelli, anche i portici, questo grande miglio degli acquisti che c'è a partire dai portici fino a Gries, se vogliamo, quindi è una città che presenta delle attrattive molto interessanti. In questo periodo naturalmente Ferragosto fanno la parte del leone i turisti italiani, però abbiamo una buona percentuale anche di stranieri. Sentiamo molto l'aumento dei francesi, per vedere i numeri è un po' presto sui prenotamenti, però all'ufficio informazioni abbiamo registrato molte presenze francesi, spagnoli in aumento, paesi dell'est e anche molti americani. Ad essere preso d'assalto soprattutto il museo di Ötzi, la mummia più famosa del mondo. All'esterno si sono registrate lunghissime code con turisti in attesa di poter entrare. Questa è la situazione registrata stamattina intorno alle 11. Molto importante per attirare turisti non è comunque solo l'offerta culturale, ma anche quella commerciale. Diversi negozianti infatti che hanno deciso di tenere a Ferragosto alzate le serrande. Sì, ci rendiamo conto che è un argomento molto complesso, è un argomento che tocca naturalmente la vita anche di molte famiglie, però è evidente che il primo segno di accoglienza di una località è proprio l'apertura degli esercizi che essa ha. Poi per una città come Bolzano, che ha una vocazione commerciale molto forte, ovviamente questo peserebbe ancora di più. Molti poi gli alberghi cittadini a registrare il tutto esaurito in questo periodo. E dopo la chiusura dell'Hotel Alpi in via Alto Adige, ora divenuto centro d'accoglienza per profughi, c'è chi ritiene sarebbe necessario puntare a nuovi posti letto o perlomeno recuperare quelli persi. L'Hotel Alpi ha chiuso ormai da diversi mesi, mancano i posti letto dell'Hotel Alpi, che erano diversi, quindi direi che si tratterebbe semplicemente del ripristino di una situazione che già c'era, quindi direi assolutamente sì.